Mister Contoli, che ha sempre paura che io passi di là. È venuto qua, mi ha detto: mi raccomando, guarda bene l'orologio, l'orologio. Allora, visto che le buone abitudini qui a Castiglione non bisogna perdere, perché l'anno scorso è stato veramente molto ma molto bello il nostro finale, e naturalmente lo sapete che vi dovete alzare i piedi, la sedia bisogna, anzi facciamo già una cosa, anticipiamo di 2 minuti, alzatevi tutti quanti in piedi, venite qua davanti, dai. Fatemi vedere che siete professionali questa sera, però tutti questa sera dobbiamo proprio esagerare, farlo tutti, anche te Zania, anche te, fratelli, sorelle, il momento della famosa preghiera. Intanto volevo salutare, vabbè, anzi fai il dottore Saverio Ruggeri, che sicuramente lo vedrete sempre in televisione, perché lui fa una trasmissione a Videoregione sulla salute. Sulla salute, infatti io sono arrabbiato con il dottore che ha curato la novella. Sì, perché sperava che io non cantassi più, invece purtroppo avevo avuto l'occasione di tappargli la bocca per sempre, invece il dottore mi ha fatto questo scherzo. La vita è giusta. Allora torniamo, se stiamo scherzando, no, perché chi ci conosce lo sa che scherziamo, ma chi non ci conosce dice: ma cosa fanno loro? Si fanno la guerra in casa, questi due. Ma che bello, anche la Giulia, ma che bello. Allora, dobbiamo fare questa cosa, perché c'era un signore che ha detto: in una serata dove si balla e si canta non può mancare una canzone, la canzone delle canzoni. Si dice così, no? La canzone delle canzoni. E ce la cantiamo tutti insieme, prima di fare il nostro finale, che guarda come sono già belli preparati loro, eh? Siete pronti così? Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, se passerà non può essere verità. Oh.
canzone delle canzoni.